Andiamo avanti con il prossimo premio, avvocato dell'anno boutique di eccellenza rapporti Italia-USA. Il premio va a Federico Galgano, studio legale Galgano. Andiamo a leggere la motivazione. Per rappresentare la congiunzione tra normativa italiana e quella americana, per l'eccellente consulenza legale, rivolta a progetti di internazionalizzazione di realtà italiane e agli investitori che vogliono affacciarsi al mercato del lavoro in territorio americano, garantendo un'assistenza a 360 gradi nella gestione amministrativa di una società. Saluto l'avvocato Federico Galgano, managing partner dello studio legale Galgano, complimenti per il premio e buonasera. Buonasera. Buonasera, avvocato. Allora, un commento canonico, insomma, per la vittoria, per questo riconoscimento. Vi ringrazio ovviamente molto per questo premio, che oltre ad essere un riconoscimento personale è anche un riconoscimento per tutto lo studio legale Galgano, per i tanti anni di attività. Infatti il nostro studio è stato creato negli anni 70 del secolo scorso dal professor Francesco Galgano, che era un noto e importante professore di diritto, di istituzioni di diritto privato e poi di diritto civile alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna. E quindi lo studio si è creato inizialmente in Emilia-Romagna a Bologna. Poi lo studio è cresciuto, così come è cresciuta la notorietà anche appunto del suo fondatore, appunto il professor Francesco Galgano, che ha cominciato anche ad avere una certa visibilità dal punto di vista internazionale, tant'è che è stato unanimemente considerato come the father of civil law in Italy, quindi comunque ha ricevuto diversi riconoscimenti e laurea ad honorem in diversi paesi stranieri. Lo studio poi è cresciuto, ha aperto sedi in Italia, a Milano, a Udine, a Genova e a Firenze, e nel 2011 abbiamo aperto inizialmente un Italian Desk a Miami, Italian Desk che originariamente era nato per seguire i clienti, no? Coloro che erano già nostri clienti in Italia, ma che avevano relazioni e interessi negli Stati Uniti e negli Scost, in particolare ovviamente in Florida e a Miami, ma che poi è cresciuto negli anni e adesso è diventata una vera e propria law firm americana, con uffici sia a Miami, certo, che a New York. Quindi diciamo che di queste relazioni me ne occupo da tanti anni io personalmente, e quindi appunto ribadisco un ringraziamento per questo premio e per il tanto lavoro che sto svolgendo nelle relazioni appunto tra i clienti italiani e quelli americani, esatto, nelle loro operazioni. Ecco, e io però su questo mi vorrei soffermare un istante con lei, avvocato, perché vorrei una breve panoramica proprio di questi rapporti Italia-America. Il momento che stiamo vivendo è delicatissimo. Certo, noi chiaramente ci troviamo a dover affrontare due emergenze. Una di queste è un'emergenza sanitaria che ogni paese vede di risolvere con proprie norme, proprie regole interne. Poi c'è un'emergenza economica, che è un'emergenza che non è solo limitata ai territori di ciascuno Stato, ma che è internazionale per effetto della globalizzazione dei mercati. Tant'è che ormai tutte le aziende, anche le più piccole, hanno relazioni con giurisdizioni di altri paesi, e quindi non fa chiaramente eccezione l'America e gli Stati Uniti. Quindi al momento ci sono grosse difficoltà nelle relazioni proprio legate a queste barriere che la globalizzazione aveva in qualche modo eliminato, ma che il Covid-19 invece è tornato a creare. Ecco, quindi è difficile anche proprio fisicamente potersi spostare, andare negli Stati Uniti. E Trump ha creato una sorta di lista, io la chiamo la blacklist, cioè la lista di quei paesi, e quindi chi proviene da determinati paesi non può entrare negli Stati Uniti, chi proviene da altri paesi che chiamiamo paesi della white list
può entrare negli Stati Uniti, ma facendo comunque la quarantena. Uh-huh. L'Italia, purtroppo, e tutta l'Unione Europea, ma anche i paesi dell'area Schengen, fanno parte della blacklist, e quindi al momento anche chi è provvisto di un visto di lavoro o un visto da investitore ha grosse difficoltà, ci sono solo pochissime eccezioni, ma altrimenti non si può entrare. E certo. Stessa cosa purtroppo di recente, in pochi giorni fa, l'ha fatta l'Unione Europea, perché ha deciso che appunto gli Stati Uniti, e quindi i cittadini statunitensi, non possono entrare neppure facendo la quarantena nei paesi dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia. Quindi questo ovviamente determina un grosso limite nelle relazioni, proprio perché non ci si può. Sono limitanti, insomma è tutto limitato, quindi ovviamente ci saranno degli impatti. A questo punto le chiedo proprio questo: la situazione attuale potrà avere un impatto nel rapporto tra i due paesi? E poi, guardi, le aggiungo anche quest'altro spunto, così ci fa un discorso finale e conclusivo. Quali opportunità avranno le aziende italiane, che sono insomma assolutamente attenzionate in questo momento a livello commerciale e di lavoro nel mercato americano? Quali opportunità potranno avere? Ma tanto non dimentichiamo che questa situazione, o perlomeno tutti ci auguriamo che sia transitoria, potrà durare di più o di meno, però adesso in Europa sta migliorando, negli Stati Uniti ha avuto un nuovo rallentamento, ma ci si augura che a breve tutto riprenda come prima. E quindi non dimentichiamoci che gli Stati Uniti sono il mercato sicuramente più importante nel quale investire come imprenditori, perché qualsiasi tipo di prodotto made in Italy in particolare ha una richiesta enorme, no? Le famose 3F, fashion, food e furniture, quindi i made in Italy, al quale si aggiunge anche, diciamo, il mondo delle auto, Ferrari, Lamborghini, eccetera, ha una richiesta enorme, ecco, quindi rimanendo anche solo sul made in Italy non ci saranno problemi nel momento in cui si risolverà la questione legata appunto alla diffusione di questo virus e si riapriranno le relazioni, perché tra i due paesi ci sono ottimi rapporti, e consiglio vivamente a tutti gli imprenditori di guardare con un occhio di riguardo gli Stati Uniti, perché sono veramente un mercato nel quale si può anche velocemente entrare e avere grandi successi. Va bene, allora io avvocato posso ringraziarla per questo suo speech anche all'interno dei nostri awards e naturalmente farle ancora i complimenti per il riconoscimento. Grazie a voi e un saluto a tutti. Alla prossima sicuramente. Grazie all'avvocato Federico Galgano, managing partner dello studio legale, che ha ritirato il premio questa sera. E andiamo avanti con il prossimo.